La DMO H2O Tevere Mare è nata al 10 di febbraio 2022, ci siamo costituiti un partenariato di oltre 40 enti tra pubblici e privati. L'obiettivo principale è quello di valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio di riferimento della DMO, che è dalla Valle dell'Aniene alla Valle del Tevere al litorale romano, quindi un'area vasta che comunque interessa diverse comunità. Abbiamo due comuni della Valle dell'Aniene soci fondatori, Arsoli e Cervara di Roma, il comune di Roma, città metropolitana, con i due municipi di riferimento Nono, Eur e Decimo, Ostia, Mare di Roma, e il comune di Nettuno che chiude a sud la linea di costa del litorale romano. Obiettivo principale è quello di fare rete tra enti, istituzioni, imprese e associazioni del territorio per offrire una nuova offerta turistica innovativa, un turismo sostenibile, lento, alternativo, sportivo, religioso e culturale soprattutto. Non a caso oggi ci troviamo qui per la conferenza di lancio della nostra nuova DMO H2O Tevere Mare, proprio in uno dei palazzi delle arti e tradizioni popolari del Museo delle Civiltà di Roma e del Ministero della Cultura, ospiti nella sala conferenze Diego Carpitella dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Roma vive su un turismo grande, di massa, molto ben consolidato come città d'arte. Quello che noi vogliamo puntare è portare l'area di Roma, il mare, puntando sul Tevere fino all'entroterra del Lazio, verso un turismo differente, un turismo che cerca esperienze in bicicletta, in barca, e quindi quel tipo di turismo che già frequenta le altre capitali europee, che purtroppo a Roma manca. Ecco, quello che noi vogliamo fare è delle proposte turistiche concrete che possano attirare questo tipo di turismo, preferibilmente anche quello giovane. Sappiate che a Roma il turismo giovanile è molto basso rispetto alle altre capitali europee, ecco, perché hanno voglia di fare esperienza, e chiaramente il Colosseo l'hanno visto, le cose l'hanno viste anche magari su filmati e su cose, invece vogliono fare delle esperienze differenti, quindi fargli vivere un'emozione di vivere il Tevere in modo diverso, quindi attività all'aria aperta, bicicletta, canoa, battelli e anche aperitivi, cene particolari, musica, spettacoli, e questo è quello che vogliamo fare. Sbaglio se dico come tante altre capitali europee? Esattamente sì, vogliamo portare Roma come le altre capitali europee, che hanno tanti turismi, non ne hanno uno solo. Ecco, noi vogliamo puntare sugli altri turismi.